Siamo qui per dire che da parte nostra non c'è nessun ricatto, ma stiamo rivendicando dei sacrosanti diritti, perché non è possibile bloccare il tetto salariale, cioè fare in modo che ci siano persone che svolgono le stesse funzioni, con la stessa qualifica, ma con un trattamento economico diverso, in virtù di una norma assurda voluta nel 2010. Quindi la prima cosa che chiediamo è questa, e poi c'è bisogno di una vera riforma dell'ordine pubblico, delle forze di polizia, delle forze armate, che tagli gli sprechi soprattutto nelle alte gerarchie, ma garantisca una vita e un lavoro dignitosi agli operatori che stanno sul territorio, che stanno sulle navi, che stanno nei territori di guerra, che lavorano nelle carceri. Semplicemente siamo in piazza con tanta gente, anche tanti cittadini che protestano per motivi diversi. Noi chiediamo una cosa soltanto: caro Matteo Renzi, riunifichiamo e riduciamo le forze di polizia, spendiamo 20 miliardi di euro l'anno per la sicurezza e per la difesa, possiamo ridurle, possiamo risparmiare fino a 4 miliardi di euro l'anno e possiamo portare avanti proposte molto interessanti come quella del Movimento 5 Stelle, che ha detto che occorre incrementare la tassazione sui giochi d'azzardo per dare risorse alle forze di polizia. Noi ci crediamo, vieni in piazza anche tu a firmare www.poliziaunita.it.